Madaran Kripa, the defending champion and also now today again the champion. How do you feel? Provo, sono venuto per riconfermarmi e sapevo di potercela fare anche se era un pochino più difficile dell'anno scorso, però sono riuscito a gestire la gara e sono contento di avere onorato la maglia della nazionale. È stata una soddisfazione anche per me, però. It was a little bit difficult than last year because too many attention on myself, but I am very happy to have honored my vest, my nation, and so I'm very happy and very satisfied. Your tactic was starting in the lead and leading till the end. Com'è stata la tua tattica? Raccontaci la tattica di gara. La mia tattica all'inizio messa con il mio allenatore e con Baldini era di stare dietro, controllare tutto, e invece oggi a metà gara mi sono stufato di stare a controllare e sono partito, ho fatto il mio ritmo. With my coach Stefano Baldini, we were agreed to stay controlled, to wait a moment, stay in the top troop. But at the middle I was boring to wait, and so I take and go and relax myself, pushing. At the end you were looking behind, was that just to control the race or was it also that it got a little bit tough? Come hai giudicato il percorso? Un po' difficile o era bello? Per me era il percorso perfetto. All'inizio pensavo che era un po' troppo veloce per me, invece ho trovato buone sensazioni. I thought the course was a little bit difficult, but instead during the race the course was absolutely perfect. Was my best course possible. Thank you very much. Thank you. Bye bye.